Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo la recensione di un prodotto molto integrante quale Miracast Dongle di Asus, ovvero un accessorio che ci permetterà di effettuare il mirroring con la nostra televisione in modalità wireless, quindi senza l'ingombro di fili e cavetti di vario tipo. Questa è la scatola, molto piccolina, tra le caratteristiche ci ricorda l'output in Full HD e il funzionamento wireless in modalità dual band. Vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Abbiamo ovviamente il dongle. Un alimentatore con porta USB standard. Un cavetto dati micro USB USB e abbiamo anche il manuale d'utente. Tratta di poche pagine. Questo è appunto il dongle. Vediamo come ha tantissimi forellini che permette di gestire al meglio il calore durante il funzionamento. Abbiamo appunto una porta micro USB che serve proprio per alimentare il dongle stesso. In realtà non serve per forza l'alimentatore, basta un cavo USB micro USB. Abbiamo un tasto reset che in pratica è molto utile in quanto se è premuto per 10 secondi effettua un ripristino di fabbrica, se è premuto per 5 secondi, in caso il dongle sia connesso a internet, effettuerà un aggiornamento via OTA del software stesso del dongle. Poi abbiamo ovviamente un connettore HDMI standard da collegare alla TV ad alta definizione oppure anche un monitor. In pratica la prova la faremo con Nexus 5, ma per accontentare scusate, un po' tutti, la faremo anche su Nexus 4. Eccoci qui a mostrare la funzione di Miracast attraverso una TV ad alta definizione e la prima cosa che mi segna di suggerirvi è di settare la TV in modalità OPC oppure in modalità gioco. Questo per fa sì che i tempi di risposta di base siano più bassi e quindi ci sarà un rischio minore di incappare in fastidiosi lag. Allora, prima prova la facciamo su Nexus 5. Attiviamo il Miracast. Andiamo su Display. Faccio vedere. Quindi trasmetti schermo oppure anche schermi wireless e accoppiamo proprio Nexus 5 con il dongle di Asus. Ecco tempo ovviamente qualche attimo. Vediamo un po'. Ecco qui vedete, connesso. E in effetti sul display abbiamo già il mirroring wireless. Faccio notare come la fluidità è comunque molto buona, purtroppo la home non ruota, di fatto rimane in verticale, quindi non si predispone in modalità tablet, questo almeno ormai su smartphone da Android 4.3 in poi, però all'interno di menu e sottomenu oppure di applicazioni la rotazione funziona tranquillamente. Qualche volta vedete c'è qualche lag, però insomma parliamo sempre di una tecnologia molto giovane. Andiamo all'interno della galleria, vediamo magari qualche foto. Vedete com'è. La fluidità, comunque, i tempi di risposta sono tutto sommato accettabili. Magari lo facciamo un pochino impazzire facendo uno scrolling molto veloce, vediamo se si ferma. Vedete, comunque è abbastanza reattivo. Magari andiamo sul nostro sito web androidgeek.it, che ho caricato sin da subito, se no la connessione wifi va un po' in panne perché purtroppo sono un pochino lontano dal router, e vedete come anche la navigazione web tutto sommato è molto veloce e reattiva. Purtroppo qualche volta che abbiamo dei lag, però in realtà su Nexus 5 non capita spesso, diciamo che si comporta abbastanza bene. Ovviamente possiamo eliminare l'applicazione, andare sul Play Store. Forse il Play Store un pochino lo soffre, almeno in termini di rotazione, però
Il wireless mirroring è tutto sommato buono. Vi faccio anche vedere un gioco. Vediamo un po', Angry Birds Go che ho appena scaricato. Vediamo un po'. Eccoci qui questa volta con Nexus 4 e ripetiamo le stesse identiche operazioni di prima. Come sempre lo scrolling, vedete come risulta essere piuttosto fluido e reattivo nei tempi di risposta. Andiamo sulla galleria, che se qui abbiamo qualche foto in meno, anzi non abbiamo tante foto, però vedete come anche qui abbiamo un buon scrolling. Anche la navigazione web è comunque molto buona, vedete anche la rotazione è abbastanza veloce. Io adesso sto in una posizione un pochino assurda nel far vedere queste cose. Vedete comunque come lo screen sia buono. Qualche volta, ripeto, c'è qualche lag, però è un qualcosa che va messo in conto. Andiamo magari a far partire Angry Birds Go. Praticamente impossibile giocare nella posizione in cui sto in questo momento, però devo cercare di resistere. Allora, vediamo un po' di far partire il gioco. Aiuto! Partirà mai? Chissà. Qui. Anche qui sinceramente i tempi di risposta, quindi l'interazione mi sembra abbastanza reattiva. Vabbè, sì, io sto proprio giocando a cazzo, scusate il termine. Eccoci qui dunque a tirare conclusione su questo Asus Miracast Dongle, un prodotto molto interessante che è venduto a un prezzo abbastanza alto, 79,90 euro, di fatto circa 20-25 euro in più rispetto ad altri dongle concorrenti, però personalmente mi sento comunque di consigliarlo perché la tecnologia Miracast è molto giovane, non è esente affatto da difetti e dunque se proprio vi intriga sarà meglio comunque affidarsi a un dispositivo di qualità e con un futuro certo in termini di aggiornamenti software. Infatti Asus assicura che nel corso dei mesi sarà aggiornato e le funzioni e le prestazioni miglioreranno di conseguenza, quindi meglio magari spendere qualcosa in più e avere qualcosa di qualità e dal futuro diciamo così roseo, piuttosto che spammare un po' e andare su prodotti dal futuro incerto. Con questo è tutto, io vi saluto, vi rimando alla prossima recensione, un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!